Covid ad Amici 22, annullata la registrazione semifinale, i positivi ora sono 14. I casi di Covid ad Amici 22 sarebbero in aumento e per questo motivo sarebbe stato deciso che giovedì 4 maggio 2023 non si registrerà la puntata della semifinale. In programma per sabato 6 maggio, e questa l'indiscrezione lanciata da Simona Bastiani, giornalista e conduttrice di Talk 2U, che con diversi tweet ha aggiornato gli appassionati del programma riguardo il caso che ha colpito il talent show a poche puntate dal suo termine. Dopo la notizia di Dagospia che ha annunciato due giorni fa la presenza di due allievi positivi in casetta, si sarebbe aggiunta quella di Mirella Dosi, giornalista, che con un commento su Facebook ha rivelato: i numeri salgono, al momento 4 ragazzi e 10 tecnici. Simona Bastiani su Twitter ha aggiornato nelle ultime ore i fan del programma sostenendo che la registrazione della puntata di Amici 22, l'ottavo appuntamento con il serale, sarebbe stata annullata a data da destinarsi. La comunicazione, stando alle parole della giornalista, sarebbe arrivata dagli organizzatori del pubblico. Di seguito il messaggio pervenuto agli organizzatori dei gruppi del pubblico: attenzione e Amici di giovedì è stata posticipata, spero di darvi la nuova data il più presto possibile, grazie. Le parole scritte in un tweet. Amedeo Venza ieri ha svelato che due allievi positivi sarebbero Mattia Senziola e Maddalena Svevi. Stanno bene, ha scritto in una story l'influencer esperto di gossip, ma nelle ultime ore sarebbe arrivata una smentita da parte della mamma della ballerina. Paola Giglione, mamma di Maddalena, ha sostenuto di aver parlato con la figlia, la quale non avrebbe accennato ad alcuna sua eventuale positività al virus. Ieri Maddi mi ha chiamato. Non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8. Le parole. Chi desterebbe curiosità e avvalorerebbe le voci di casi Covid ad Amici e Cricca, l'allievo eliminato nell'ultima puntata andata in onda, in un video i fan ha raccontato di non sentirsi bene: non sto bene. È meglio che io mi riposi per riprendermi velocemente.